I genitori, entrambi residenti a Pesche, 3 anni fa si separano, il giudice li affida alla madre, ma loro due, non ottemperando a quanto sentenziato, spesso vanno a stare con il padre. Una storia di separazione, come tante altre, certamente non facile, soprattutto per i due ragazzi. Ecco che allora il giudice del Tribunale dei Minori di Campobasso, lo scorso giugno, anche in virtù di rapporti considerati ancora troppo conflittuali tra l'uomo e la sua ex convivente e sulla base di alcune relazioni del consultorio familiare della ASL di Isernia inerenti allo stato psicologico dei due minori, uno di 11, l'altro di 15 anni, decide per il loro affidamento all'Associazione delle Case e Famiglia Santi Giorgio e Leonardo di Campobasso, rigettando successivamente le istanze presentate dai parenti dirette ad ottenere gli incontri con i ragazzi. Uno zio paterno, Orazio Ferniani, non manda giù la cosa. Possiamo non solo visitarli, ma non possiamo neanche ascoltarli, parlarci, scrivergli. Assolutamente ci è vietato qualunque tipo di comunicazione con questi minori. Ora, questo tutto in violazione di tutte le leggi normanti il problema e l'argomento, e soprattutto in violazione di ogni principio etico e morale. Ecco, lei ha presentato una serie di querele nei confronti di tante persone. Sì, diciamo che io sono un cittadino che ce l'ha col sistema che non funziona e, avendocela per convinzione, provvedo a cercare di addrizzare le distorsioni, e per questo ho fatto circa 1700 querele. E adesso mi accingo a farne un altro bel po', a carico ovviamente di tutti quelli che hanno avuto parte e ruoli e responsabilità in tutta questa vicenda oscena. Intanto il papà dei due minori si è fatto promotore di una iniziativa tesa a far riconsiderare al giudice del Tribunale dei Minori la propria decisione e a fare in modo che i figli possano tornare a Pesche, ha presentato una petizione popolare. E oltre 650 firme. Sono tutti i cittadini di Pesche? Diciamo che un 70% sono dei cittadini di Pesche, altri diciamo dei paesi limitrofi al comune di Pesche. Il signor Davide Trabucco e il cognato sottolineano inoltre un aspetto non trascurabile in tutta questa spiacevole vicenda e che ritengono di fondamentale importanza per poter far uscire i due ragazzi dalla casa famiglia. Di metterli dentro all'istituto senza considerare né me né tutti quanti i parenti, sia dalla parte del padre che della madre. Questo ovviamente in contrasto con le normative vigenti e soprattutto in contrasto con la logica, perché si presuppone che negli istituti di questo genere ci debbano andare ragazzi che non hanno altra soluzione, altra alternativa. Noi siamo circa 30 parenti, tutti disposti e degni di riceverli, oltretutto, perché siamo tutti professionisti, funzionari, persone nel pieno possesso dei loro diritti civili, e quindi abbiamo e vogliamo avere questi ragazzi, non fra 3 mesi o 3 anni, li vogliamo entro domani. Perché io preannuncio qui che entro domani succederà qualcosa.